Ciao a tutti, bentornati a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi sono con il nostro Special Plus, le pilloline che ogni tanto vi diamo, ogni settimana cerchiamo di darvene sempre una, in particolare parliamo di circo. Beh, avete visto dai film Playmobil che stiamo andando in questa direzione, con Dave soprattutto e con Klaus presentato in classe. Quindi oggi aggiungiamo alla famiglia circense altri due personaggi, altri due clown, possiamo definirli papà e figlio, che appunto si uniranno al circo e quindi anche loro riusciranno ad allietare gli spettatori con varie performance. Assolutamente un pezzo della vostra collezione che deve esserci, deve essere presente, la famiglia circense deve aumentare. Ecco qua il papà che vi dicevo col nasino rosso. Chissà se il nasino rosso si riesce a togliere. Sì, si riesce a togliere, benissimo, ok. E poi il fiore all'occhiello che dovrebbe spruzzare anche acqua. Chi lo sa se spruzza acqua, come i veri clown. Di solito il fiore spruzza acqua nel taschino, ma ovviamente questo è disegnato, quindi non può spruzzare nessunissimo tipo di acqua. Comunque è molto carino, molto originale, fatto bene, proprio come dovrebbe essere, insomma. Poi il figlioletto, eccolo qua, anche lui con il nasino rosso, in questo caso disegnato, non si può togliere. Una favolosa maglia a scacchi, vedete, gialli e rossi, pantaloni azzurri e scarpe rosse, ovviamente le scarpe da clown. Poi abbiamo la parrucca con questo cono da mettere al piccolino, direi che al papà non sia. No, infatti, esatto, non ci sta. Quindi da mettere al piccolino, eccolo qua, molto carino. Mentre invece abbiamo qualcos'altro per il papà, un cappello, un tipico cappello da clown, anche questo, piatto e rosso. Eccoci qua. Poi guardiamo cosa abbiamo. Abbiamo, wow, i papillon. Allora, per il papà blu. E per il bimbo rosso. Ok, perfetti. E poi non possono mancare le scarpe da clown, tipicamente di 8 o 9 numeri più grandi del previsto, perché è proprio la particolarità delle scarpe da clown. Infatti, guardate, sono enormi, enormi queste scarpe rispetto al numero del padre. Poi c'è lo sticker per lo xilofono, che ovviamente suona il figlio con gli strumenti. Perfetto. Molto molto bene. E per finire il sassofono del papà. Quindi una famiglia musicale si aggiunge al nostro circo, eh? Cosa ne pensate? Devo dire che sicuramente allieterà gli spettatori, li intratterrà, li farà quantomeno divertire, soprattutto i bimbi più piccoli. Ditemi intanto quale preferite dei personaggi, se Klaus, quello che abbiamo visto, è anche il nostro super personaggio con gambe allungate, anche lui rientra nella famiglia circense, quindi ditemi se quali di questi preferite. Abbiamo anche uno stupendo girasole, palloncini, cerchi, insomma abbiamo di ogni per entrare nel clima da circo. Abbiamo anche un simpatico cagnolino. Ovviamente in questo caso penso proprio che il girasole sputi acqua, Dovrebbe essere proprio proprio così. Bene, vi dicevo, ditemi quale preferite tra i clown, se Klaus o questi due presentati oggi. E ditemi anche se invece preferite il nostro, che non ha un nome, Pelatino, lo chiamerò per riconoscerlo, e con le gambe lunghe, ovviamente sono trampoli. E ovviamente rimanete sempre con noi perché ogni giorno vi sforniamo tanti video, lasciateci un like se il video vi è piaciuto e andate a vedere tutti gli altri migliaia di video che abbiamo qui sul canale. Mi raccomando, fatevi una bella scorpacciata e ci vediamo sempre qui puntualissimi per qualche altra novità, chi lo sa, e qualche altro film. Un bacio a tutti e a presto, ciao!